Se l'Europa è riuscita ad evitare finora disoccupazione di massa, come abbiamo visto altrove, questo è grazie, per buona parte, al fatto che circa 40 milioni di persone hanno chiesto lavori a orario ridotto. L'unità, la compattezza, beh, significa che 16 paesi riceveranno 90 miliardi di euro da Sure per sostenere lavoratori e aziende, nella Lituania, la Spagna. Questo darà serenità alle famiglie che hanno bisogno di un reddito per mettere un po' di cibo sulla tavola, oppure per pagare l'affitto, e aiuterà a proteggere milioni di posti di lavoro, redditi e aziende in tutta l'Unione Europea. Questa è vera e propria solidarietà europea in azione. E riflette il fatto che nella nostra Unione la dignità del lavoro è sacra. Ma la verità è che per troppe persone il lavoro non paga. Il dumping salariale distrugge la dignità del lavoro, penalizza l'imprenditore che paga salari dignitosi, distorce l'equa concorrenza del mercato interno. E bisogna porre fine a questa situazione. Per questo la Commissione avanzerà una proposta, una normativa per sostenere gli Stati membri a istituire un quadro per i salari minimi. Tutti devono avere accesso. Tutti devono avere accesso ai salari minimi, o attraverso contrattazioni collettive, o attraverso salari minimi statutari. Io ho sempre caldeggiato la contrattazione collettiva, la proposta rispetta rapidamente le competenze e le tradizioni nazionali. Abbiamo visto in molti Stati membri che hanno introdotto salari minimi sulla base della contrattazione collettiva e questi salari ben negoziati hanno garantito posti di lavoro, hanno garantito equità per i lavoratori e per le aziende, che li valorizzano veramente. Insomma, i salari minimi funzionano, è giunto il momento che il lavoro ripaghi.